C'è il compagno Curro di Messina? Il compagno Malagutti? Si intende che abbia rinunciato. Bruno? Allora, sono Bruno Gattoli dell'Unione Inquilini di Milano. Già stamattina Gianni ha fatto un intervento su una serie di aspetti organizzativi, per cui non sto a intervenire su questo, anche se sono cose che bene o male sono uscite dal nostro dibattito di questo periodo. Volevo mettere a punto invece due questioni che sono in particolare. Una, quella del problema dei rapporti con il Comune di Milano, che in qualche modo è anche abbastanza esemplificativo, al di là del caso specifico, di tutta una serie di problemi che si stanno verificando anche con una serie di amministrazioni con cui a cui avevamo rivolto grandi speranze di cambiamento. E due, il problema delle trasformazioni in corso sul BEOP. Nel senso, noi abbiamo due problemi in questo momento che stanno avvenendo in modo quasi simultaneo, che rischiano di cambiare totalmente lo scenario. Parto dal primo aspetto, che è quello della riforma delle case popolari, della legge sulle case popolari che sta proponendo la Regione Lombardia. Da questo punto di vista, anche una serie di accenni che ha fatto stamattina Pierre rispetto a quello che è successo in Toscana, comunque anche a cose dette rispetto a quello che è successo in Toscana, testimoniano che quello che sta succedendo in Lombardia non è una cosa legata a fattori puramente locali, ma in qualche modo un qualcosa che si inserisce pienamente in una serie di scenari che ci sono a livello nazionale. Allora, noi abbiamo avuto in questi ultimi due anni due grandi, tra virgolette, emergenze in Lombardia, ampiamente pompate sia dalla stampa locale sia dalla stampa nazionale. La prima è stata il problema della crisi dell'ALER, quindi dell'ente gestore dell'edilizia pubblica in Lombardia. Parliamo di un ente che gestisce proprietario di 60.000 alloggi tra Milano e provincia per quanto riguarda l'ALER Milano, e che in quel momento li gestiva anche 30.000 alloggi del Comune di Milano, quindi una cosa grossissima. Allora, questo ente, che fondamentalmente pur con tutta una serie di problemi era considerato un ente relativamente sano rispetto ad altri enti di grandi città italiane, di colpo dopo l'insediamento della giunta Maroni, quindi dopo il cambio della giunta regionale da Formigoni a Maroni, si è rivelato in preda in una situazione quasi terminale di tracollo economico, non perché fossero cambiati i dati di bilancio, ma perché fondamentalmente si è scoperto che aveva un enorme scoperto finanziario. Peraltro tutta una serie di cose che già si sapevano, quindi il discorso della morosità estremamente forte, il discorso dell'indebitamento, il discorso di una serie di operazioni sbagliate che erano state compiute, di colpo sono diventate un'emergenza, per cui mesi di articoli sui giornali, telegiornali anche nazionali, eccetera eccetera, fin tanto che si è varata una prima riforma dell'ALER, in senso che ha ridotto il numero delle ALER in Lombardia, quindi accorpandole da una parte, e dall'altra parte che cosa ha fatto? Ha rimodulato il modello di gestione dell'azienda e si è ulteriormente aziendalista. Questo è stato il primo passaggio. Il secondo passaggio è stato invece la campagna sulle occupazioni abusive, anche quella che c'è stata questo autunno. Anche lì non era successo niente che giustificasse questa campagna, nel senso che le occupazioni abusive a Milano ci sono sempre state, chiaramente con la crisi continuano ad esserci, non è che però fossero cresciute di numero di cose particolari, e anche lì
pagine di giornali, telegiornali, eccetera, eccetera, per cui si è partiti dal discorso emergenza occupazioni abusive per arrivare poi a un discorso emergenza quartieri popolari incontrollabili, l'edilizia popolare non solo, per cui per arrivare in qualche modo a questo tipo di conclusione, l'edilizia popolare non solo è antieconomica, non sta in piedi economicamente, ma in più non risolve neanche i problemi sociali, ma anzi ne crea altri, no? Allora, partendo da queste due campagne, peraltro con gli stessi attori, Corriere della Sera in testa, e anche dei giornali nazionali, si è arrivati a una proposta di riforma dell'edilizia pubblica. Grazie. Questa riforma in qualche modo contiene questi punti. Da una parte lo snaturamento del concetto di edilizia residenziale pubblica, che diventerebbe un servizio slegato dalle fonti di finanziamento e dalla finalità con cui è stato realizzato il patrimonio e dagli attori che lo gestiscono, che possono essere indifferentemente comuni, ADER, cooperative o fondi immobiliari. Un po' il discorso della serie, non c'è più un patrimonio di ERP, ma c'è un servizio di ERP inserito all'interno del sistema dei servizi sociali in generale, no? Secondo discorso, la conseguente massiccia entrata delle cooperative e fondi nella gestione degli alloggi che ora sono pubblici, non tanto con l'apporto di nuovo patrimonio, ma con la gestione di parti del patrimonio esistente. Quindi dare via pezzi di patrimonio in gestione alle cooperative e ai fondi immobiliari. La sostituzione del concetto di patrimonio di ERP con quello di servizio di ERP che permetterebbe la mobilità dell'inquilino non da un alloggio all'altro, ma da un regime contrattuale all'altro. Non a caso si pensa di abbassare la soglia di decadenza, facendola coincidere in qualche modo con la soglia dell'accesso, e però a questo punto però non sarebbe più una decadenza dall'alloggio, per cui tu perdi non hai più il diritto di rimanere nell'alloggio popolare, ma tu vai in un regime contrattuale diverso, in un servizio diverso, che non è più con l'edilizia residenziale pubblica, ma del servizio di edilizia sociale, che a questo punto può essere gestito indifferentemente da un soggetto pubblico o da un soggetto privato. Vabbè, poi ci hanno inserito, ovviamente, siccome siamo in Lombardia, c'è la Lega, 10 anni di residenza in Lombardia per fare una domanda di casa popolare. L'esclusione dall'assegnazione delle famiglie con redditi sotto il minimo vitale se non seguite dai servizi sociali, ossia per entrare nell'edilizia popolare, se sei a reddito zero e non riesci a dimostrare di essere seguito dai servizi sociali, non puoi entrare nell'edilizia popolare, ossia i redditi bassi. La selezione delle nuove assegnazioni sulla base della sostenibilità economica dei gestori, in particolare delle ADER. In particolare si prevederebbero un contingentamento degli accessi che vengono riservati per non più del 30% agli inquilini con della situazione di bisogno economico più acuto, per il 40% a ulteriore 40% ai inquilini sotto l'accesso all'ERP classico, quindi l'attuale soglia di accesso all'ERP, e per il 30% con bandi speciali, quindi sostanzialmente a inquilini con redditi più alti. Questo perché? Perché se no le povere aziende non riescono a sostenersi economicamente. La penalizzazione degli sfrattati da alloggi privati, distruggendo ogni possibilità di gestione dell'emergenza sfratti. Se li eliminerebbero di fatti le assegnazioni in deroga, ossia quelle per emergenza connesse al momento di esecuzione dello sfratto, l'attribuzione del punteggio di sfratto avverrebbe solo a sfratto avvenuto, e la possibilità e si prevederebbe invece la possibilità per i comuni di utilizzare parte del patrimonio di ERP per alloggi collettivi per sfrattati, ma solo se sono sfrattati per finta locazione. Cioè, noi teniamo presente che da sempre in Lombardia c'è un criterio di morosità giustificata che ha sempre permesso l'accesso agli alloggi di edilizia popolare anche agli sfrattati per morosità, quindi si torna indietro di decenni. Si prevede inoltre la possibilità per le ADER di affittare gli alloggi sfitti ai comuni da utilizzare per l'accoglienza provvisoria delle famiglie sfrattate. Questa è un'altra chicca, no? Cioè, noi abbiamo 10.000 alloggi vuoti fra ADER e comuni, di cui circa più di 6.000 dell'ADER. A questo punto l'ADER, invece di ristrutturare gli alloggi, cosa fa? Li affitta al comune, il quale dà a questo punto una possibilità, li dà al comune agli sfrattati già sfrattati, rivalendosi poi parzialmente sui costi, no? Quindi sostanzialmente. Inoltre, per quanto riguarda invece poi una delega alla Giunta per la riforma dei canoni ERP, i cui principi sembrerebbero essere la riduzione delle fasce a due,
quella del disagio acuto in cui ci sarebbero legata strettamente agli interventi dei servizi sociali, quindi non più il canone basso come diritto, ma in quanto canone basso come servizio sociale inserito ovviamente all'interno del sistema dei servizi sociali, se non hai altri tipi di interventi, per cui se hai sussidi ovviamente devi, eccetera eccetera, no? E dall'altra parte un canone diciamo dell'accesso, quindi delle famiglie normalmente disagiate, un canone unico con la possibilità che se hai momenti di caduta di reddito un po' sul meccanismo della volontà incolpevole, a quel punto per quel periodo lì, solo per quel periodo lì, ti viene abbassato l'affitto con un contributo ovviamente secondo le disponibilità di bilancio da parte del comune di appartenenza. Rendiamoci conto che con una roba del genere l'edilizia pubblica è finita. Adesso anche per ragioni di tempo salto la seconda cosa, delle amministrazioni, quello che voglio dire è questo tipo di cosa, uno dice sono le solite minchiate di Maroni, no? Il problema non è quello, purtroppo questa cosa ha ampi consensi anche all'interno, molto più ampi, compreso all'interno dello stesso centro-sinistra e all'interno dello stesso comune di Milano. Non per niente è di questi giorni il fatto che in un posto dove da sempre, come Milano, l'emergenza abitativa sui tratti privati non è mai esplosa perché c'era il meccanismo delle deroghe, ossia che praticamente quando stavi per essere sfrattato arrivava una comunicazione al comune della concessione di forza pubblica, il comune a quel punto ti esaminava la domanda di assegnazione in deroga e poi con sempre crescenti difficoltà, però in qualche modo sempre tu potevi avere un'assegnazione al momento dello sfratto, subito dopo eccetera eccetera. Il comune ha sospeso dicendo che non ci sono più case, a grado 10.000 alloggi vuoti, ha sospeso addirittura l'accettazione delle domande di deroga. Per cui il Comune di Milano in questo momento ha detto molto con chiarezza che il modo in cui vuole gestire gli sfratti, la morosità, è l'Agenzia per la Casa, nella quale peraltro, come diceva prima Gianni, il Comune sta muovendosi per ottenere un rialzo dei prezzi del canone concordato che da noi è basso, rispetto ad altre città, e da una parte, e dall'altra parte fare che cosa? Dare l'estromissione di alloggi dall'ERSA, quindi fare che cosa? Togliere, per esempio adesso vogliono prendere 300 alloggi nei condomini misti dalle case popolari del comune e darli alla fondazione, alla Caritas poi di fatto, la quale a questo punto gestirebbe lei l'assegnazione per gli sfrattati, no? Noi l'abbiamo definita la caporetto della gestione degli sfratti, ossia mentre adesso gli sfratti sono stati gestiti tramite l'edilizia popolare, adesso cosa si fa? Si dice noi non siamo più in grado di gestire l'emergenza sfratti, cosa facciamo? O lo facciamo di fatto attivando un canale concordato con prezzi simili a quelli di mercato, quindi riattivando il mercato privato in qualche modo rendendolo vantaggioso per i proprietari, da una parte, dall'altra parte dando tutta la gestione di questo tipo dell'emergenza sfratti al terzo settore, che poi sono grandi cooperative molto spesso, prendendo, ma non perché il terzo settore porta degli alloggi, ma prendendo poi l'edilizia popolare e togliendoli e dandoli gestione al terzo settore. Allora, e con questo concludo, purtroppo il vero problema è questo, che noi su questa cosa vediamo che le proposte della Regione Lombardia di cui parlavo prima e le azioni concrete che sta progettando il Comune di Milano, ci sono già degli atti deliberativi, non sono poi così, cioè, ma si litigano su tutto, però su queste cose di fondo non c'è poi una così grossa differenza.